Amici, oggi la protagonista del nostro video sarà la nostra amatissima Tour Eiffel. Infatti, oggi vi porteremo con noi in giro per Parigi mostrandovi un'attività da fare vicino alla Tour Eiffel e dei ristoranti e bar con la vista sulla torre. Quindi non male. Niente male. Per iniziare proveremo il ristorante con vista, il più alto di tutta Parigi. Ci troviamo al Ciel de Paris, Torre di Montparnasse, 210 metri di altezza, ragazzi. Al 56esimo piano e ci sarà una vista assurda, già ci immaginiamo. Iniziamo. All'ingresso della Tour di Montparnasse c'è proprio il cartello che vi indica la via per arrivare al ristorante. Andate verso gli ascensori, c'è scritto ascensore dedicato al ristorante e in pochissimi minuti vi porterà al 56esimo piano. All'ingresso ovviamente ci sarà l'hotess che vi accoglierà. Dovete prenotare, mi raccomando. E dovete specificare magari di prenotarvi un posto con vista sulla torre, perché potrebbe capitare di non avere, insomma, la vista diretta. E ci hanno subito accolto benissimo con questi piccoli crostini al parmigiano, sì, che erano una bomba. Se venite a pranzo potete risparmiare, perché potrete prendere il menù pranzo da 39 euro, se no c'è anche quello da 30 euro, che secondo noi ci sta di brutto, perché vi danno antipasto, piatto principale e dessert. E c'è anche il menù per i vegetariani, quindi offrono tantissima scelta. Se volete mangiare alla carta potete mangiare alla carta, poi la sera ci sono altri menù, però secondo noi la vista migliore è durante il giorno, perché si vede tutto perfettamente. Di sera invece costa un pochino di più, un piatto può arrivare a costare anche più di 40 euro. Sì, e un menù sui 170 all'incirca. Esattamente. Comunque gli antipasti, a nostra grande sorpresa, erano belli abbondanti. Ora assaggiamo e vediamo se è buono. Molto croccante. Salmone marinato con un crostino di pasta sfoglia, molto molto buono devo dire. Io invece ho preso questo cuoro pressato con del foie gras e petto d'anatra affumicato, vediamo com'è il tutto. Davvero buono, cioè si sposa bene il cuoro confit con il petto d'anatra. Qua accanto ci sono anche, diciamo che è un croccante di frutta secca e uvetta agrodolce, molto buono devo dire, però il foie gras è la parte più buona. Per chi mi conosce sa che io ho delle grandissime difficoltà nel farmi piacere i piatti francesi, quindi sono un po' titubante. Ho preso la guancia di manzo, vediamo. Cioè ragazzi, è morbidissima. Effettivamente devo dire che è veramente molto buona. A me solitamente la carne non piace, ma questa si scioglie in bocca. Piatti buoni, gustosi, merita. Abbiamo speso 100 e passa euro, 103 euro, perché abbiamo preso comunque un'acqua, 7,50 euro, e due calici di vino, quindi per un'occasione come un compleanno o magari un pranzo più speciale è super consigliato. Potete prendere anche la caraffa d'acqua, nessuno ve lo vieta. In questo momento stiamo andando proprio lì. Un museo sottovalutato che si trova vicino alla Tour Eiffel è il Musée de l'Armée. Non ci siamo mai stati e dato che stiamo facendo un po' tutte le cose che non abbiamo ancora fatto a Parigi, abbiamo deciso di andare proprio lì. Questo museo, appunto, ci sono tutte le armi storiche delle guerre e c'è anche la tomba di Napoleone. Siamo nella cupola des Invalides e proprio qua c'è la tomba di Napoleone. Appena si entra già la si vede in tutta la sua maestosità, è veramente gigantesca, non me l'aspettavo così grande. E poi la cupola è spettacolare, ci sono tantissimi dettagli in oro, proprio bella. Noi abbiamo preso anche l'audioguida, l'abbiamo pagata 5 euro a testa, però possiamo dire che non ne vale la pena. No. Tutte le cose che vi dicono oralmente, in francese, inglese, spagnolo, non c'è l'italiano. Comunque trovate tutto scritto accanto ad ogni monumento. Esatto. La visita comunque prende una mezz'oretta,
Carino, carino. Sì, ovviamente è solamente una parte del Musée de l'Armée, cioè tutta l'altra parte che prenderà un'altra oretta. Comunque aveva ragione Mary, in un'oretta e mezza si termina anche la visita del museo. Bello, ci sono tantissimi cimeli storici, pistole, spade, di tutto e di più proprio, anche figurine per esempio, sì. Si divide in vari piani. Diciamo che era molto più bella la parte della tomba di Napoleone. E anche la parte dei militari era bella perché facevano vedere i vari equipaggiamenti, esatto, che usano per andare in guerra e così via. Interessante, l'ingresso costa 14 euro meritati. Per chi ha sopra i 26 anni, se no gratis per chi ha sotto i 26 anni. Vicino alla Tour Eiffel ci sono tantissimi scorci da dove poterla ammirare, magari senza troppi turisti o comunque con una vista particolare. Vicino al Musée des Armées c'è questo scorcio che è veramente molto bello, dal caffè Les Recrutements, e lo trovate sulla mappa avventuriere perché abbiamo aggiunto la sezione dove trovate tutti gli indirizzi da dove poter ammirare la Tour Eiffel. Una cosa che abbiamo sempre voluto fare è quella di provare un rooftop bar invernale al chiuso. Di rooftop bar estivi sulla terrazza ne abbiamo trovati così tanti. E questo bar non l'avevamo mai sentito nominare, l'ho trovato online, si chiama Il Volo, quindi è pure italiano. E sì, ci dovrebbe essere una bellissima vista su Parigi e sulla Tour Eiffel. Quindi andiamola a provare insieme e vi faremo sapere com'è, ovviamente. Dobbiamo salire? Saliamo al settimo piano. Ovviamente qui a Parigi non ci sono palazzi altissimi, quindi i rooftop bar non sono mai una cosa tipo sui grattacieli, ci dobbiamo accontentare. A parte quello, l'altro di Montparnasse, che non è proprio un rooftop bar, però c'è il bar in cima al tetto e vediamo com'è. L'aspetto del mio è bellissimo, c'è un uovo nel nido. Presentazione niente male, vediamo il sapore. In pratica il mio è a base di fiore di sambuco, gin infuso al timo e altre cose. Davvero buono. Devo dire che presentazione e location più 15 euro di cocktail ci può stare. Buono! Sa di Moscow Mule, è abbastanza dolce, non me l'aspettavo, è un leggero tocco di rum, ci sta, non è fortissimo. Aperitivo molto buono, ma la vista, ragazzi, vi lascia senza fiato. C'è veramente la Tour Eiffel, la cupola di Invalide, si vede anche il Sacro Cuore. Esatto, ragazzi, dal video non rende, ma la torre è veramente molto molto vicina, sì, è molto chiara, si vede benissimo e puoi vederla sbrilluccicare ancora di più. Quindi posto approvato, molto bello, sì, si trova qua al nuovo hotel, ovviamente gli lasciamo indirizzo, approviamo. Per un cocktail si spendono 15 euro, hanno tutto il prezzo fisso. Potete anche mangiare perché fanno anche antipasti all'italiana, infatti ci sono burrate, focacce. Noi abbiamo preso una focaccia, sì, con dell'hummus, viene italianissimo. Esatto. Viene sui 10 euro un piatto. Quindi. Però molto buono. Ora invece è arrivata l'ora di andare a cena e che vista che ci sarà qua, ragazzi. Non vi spoileriamo nulla, però restate a guardare. Siamo scesi a Birakeim, che è la fermata più vicina al ristorante dove mangeremo. Qua c'è una vista bellissima sulla Tour Eiffel, ma soprattutto c'è pizza fiorentina. Secondo me è una pizza con una fiorentina sopra? Lo scopriremo nel prossimo video. No, sto scherzando. Vabbè, comunque ora vedremo, cioè vedrete uno dei punti più belli da dove vedere la Tour Eiffel senza troppi turisti. Questo qui è il ponte di Birakeim e guardate che vista. La gente viene a fare le foto del proprio matrimonio qua solitamente e poi se passate tra la fermata di Trocadero verso Birakeim della metro 6 potrete vedere la Tour Eiffel direttamente dalla metro. Raga, il ristorante si trova letteralmente ai piedi della Tour Eiffel.
e si mangia bene. Abbiamo speso però 94 euro, però abbiamo preso due antipasti, due piatti principali, due cocktail e un caffè, e si può dire che il prezzo è più che meritato, cioè avete questa vista, niente male. Io ho puntato sul semplice, ho preso la classica salsiccia con purè di patate, però sopra hanno messo una salsa veramente veramente buona. Infatti ho detto al cameriere: scusa, ma che salsa è? Perché sulla carta non era specificata, volevo capirne di più, e mi ha spiegato insomma cos'era. Grazie. Molto molto buona, molto molto buona. L'ambiente molto bello, molto simpatico, anche se eravamo al bancone comunque ci stava, perché avevamo davanti il barman che faceva i suoi cocktail. Sì. Era molto tranquilla la situazione. Sì. Vi consigliamo di prenotare prima se volete venire qua. E ragazzi, l'estate dovrebbe essere top, perché sì, c'è una terrazza gigante. Infatti ci torneremo l'estate sicuramente. E cosa dire, vi lasciamo qui sotto un codice sconto per le nostre mappe, per risparmiare qualcosina. Ovviamente troverete anche questo ristorante e ragazzi, insieme a tantissimi altri, sempre esatto, con vista Torre Eiffel. Quindi mi raccomando, andatela a scaricare. Iscrivetevi al canale e lasciate un like, e ci vediamo con un prossimo video. Ciao! Ciao.